E si sono svolte al Pala Ferraro di Cosenza le Olimpiadi dei Giochi Tradizionali. La manifestazione, giunta alla sua 8ª edizione, ha visto gli alunni di scuole medie ed elementari cimentarsi in passatempi sportivi come il tiro alla fune, la corsa dei sacchi e il cerchio. Ce ne parla Davide Fiorani. Avete scoperto dei giochi che conoscevate o non li conoscevate proprio? Non li conoscevamo. Io non li conoscevo. Io sì. E come sono? Bellissimi, ti danno emozione. Stupendi. Proprio bellissimi. Musica ad alto volume, entusiasmo, allegria, risate, sport e un po' di competizione con la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, il cerchio e la trottola. Questi gli ingredienti di una giornata di festa che i ragazzi delle scuole elementari e medie della Calabria hanno vissuto al Pala Ferraro di Cosenza con le Olimpiadi dei Giochi Tradizionali organizzate da UISP e Comune. Un progetto lungo un anno con lo scopo di staccare i ragazzi dal cellulare e dai social per tornare a passatempi antichi, allo sport, alla socializzazione. Giocare significa crescere meglio. Oggi c'è questa abitudine un po' a giocare poco e non possiamo assolutamente saltare la fase del gioco. È una fase formativa importante da un punto di vista della socializzazione. Chi arriva sconfitto, corsa dei sacchi, magari finisce per terra, però alla fine arriva sorridendo. Questa è la magia del gioco. I ragazzi, abbandonato il mondo del virtuale, sono dovuti scendere in campo per sfidare i coetanei nei giochi dei nonni, dove forza ed equilibrio sono determinanti, ma ogni vittoria ed ogni caduta sono sempre stati accolti con il sorriso. Come sono questi giochi? Bellissimi. Bellissimi, bellissimi. Li conoscevate? Sì. Ma non l'avete mai fatti prima, diciamo la verità. No. Sì. Lo strumolo l'avevo già fatto parecchio tempo fa. 20 le scuole coinvolte, oltre 400 i ragazzi presenti al Palasport, anche diversamente abili, con queste spassose Olimpiadi che hanno ricordato loro come giocavano i nonni.